28 agosto, buongiorno Sicilia, siamo ritornati, Michele Cucuzza e Angelo Gagliano. Avete passato bene le ferie, ben trovati amici. Oggi avremo un sacco di carne al fuoco, lo sport innanzitutto, i successi della Farm Italia Saturnia promossa in Superlega. Poi parleremo di lavoro, purtroppo il lavoro che tante volte non c'è, e anche di giusta alimentazione. La giusta alimentazione, vero Angelo, per rimettersi in forma per la ripresa dopo gli eccessi magari dell'estate. Ma non prima di avervi raccontato e aver ricostruito queste ore drammatiche che ci sono state per gli incendi in Sicilia, perché dopo la Domenica delle Fiamme ieri con 50 roghi ci sono stati incendi anche nella notte, in particolare lungo la Palermo-Mazara, con gli automobilisti costretti a uscire a balestrate, e la Palermo-Agrigento, e lì vicino a Villabate, ancora una volta la statale è stata chiusa. Il presidente della regione Schifani ha detto che il sistema ha retto, perché l'aeroporto di Bigi, che era stato chiuso, poi è stato riaperto nel giro di 3 ore e mezza, e quasi tutti i roghi sono stati spenti, come avete sentito, però il presidente della regione ha detto che dietro c'è una mano, ci sono mani criminali. Ma se ricostruisce tutto Tonino De Mana. Una domenica infernale con oltre 50 incendi che sono divampati in Sicilia, tenendo in allarme soccorritori, residenti e turisti, 200 rimasti prigionieri delle fiamme e della paura nella suggestiva spiaggia di Scopello nel Trapanese. Ed è stata proprio la provincia di Trapani a bruciare, e dove si sono registrati i principali disagi, con strade, autostrade, abitazioni ed aeroporto minacciati da tanti roghi alimentati da un forte vento di scirocco. Centinaia di ettari di terreno andati in fumo per un'estate che molti non dimenticheranno. A pagarne le conseguenze sono stati ancora una volta i turisti, in 200 circa fuggiti via mare a bordo di gommoni e barche, salvati poi dai mezzi della Guardia Costiera mentre le fiamme avvolgevano il costone della Tonnara di Scopello, costringendo alcuni residenti ad abbandonare le proprie villette. Il fuoco divampato in un vallone ha portato alla chiusura nel pomeriggio di ieri dell'aeroporto di Trapani Birgi, riaperto in serata col sistema aereo dell'isola già sotto stress per via dei 2 stop in piena stagione dello scalo Fontanarossa di Catania. Alcuni voli sono stati dirottati da Trapani a Palermo, come quelli provenienti da Belgrado, Porto e Bratislava. In azione Canadair, elicotteri e personale via terra dei vigili del fuoco, del corpo forestale e della protezione civile regionale. La strada statale 119 di Gibellina è stata chiusa all'altezza di Alcamo in entrambe le direzioni per consentire ai soccorritori di arginare l'avanzata delle fiamme. Sull'emergenza incendi si è fatto sentire il presidente della regione Schifani. Le sale operative del nostro corpo forestale e della protezione civile sono in costante contatto con i sindaci del territorio per monitorare la situazione. Sono attivi diversi mezzi aerei tra Canadair ed elicotteri regionali, e fortunatamente nessuno al momento è rimasto ferito e non risultano danni alle abitazioni. E mentre al nord piove, si contano i danni, allerta rossa in Liguria e Lombardia. Al sud si continua a combattere contro gli incendi, triste lascito di una bella stagione che la mano dell'uomo sta rendendo drammatica. Ha ragione Tonino De Mana, davvero, l'Italia continua a essere spezzata in due, ma anche la Sicilia, perché nel frattempo, mentre nella parte nord occidentale succedeva questi incendi terribili, nella parte sud orientale ancora al collasso. Lampedusa è in corso anche stamattina e nella notte i trasferimenti, dopo il picco che è stato raggiunto nelle ultime ore di 4.300 ospiti, non era mai stato raggiunto prima. Il ministro Urso ha detto intervenga l'Europa, ha chiesto con forza, il sindaco Mannino a sua volta ha chiesto alla Presidente del Consiglio di venire a vedere, e la polizia poi ha chiarito la celerità dei trasferimenti a Lampedusa, che avvengono in continuazione, come sapete, è merito nostro. Vediamo. Arrivi e trasferimenti senza sosta a Lampedusa, che sta vivendo un'altra estate da incubo, con l'hotspot, capienza a 380 posti, che fino a poche ore fa ospitava quasi 5.000 migranti. Complici le condizioni meteo-marine sfavorevoli, però, sono diminuiti gli arrivi di profughi, consentendo l'alleggerimento della struttura di Contrada Imbriacola. La prefettura di Agrigento sta coordinando gli spostamenti. Oltre 700 extracomunitari sono stati trasferiti a Porto Empedocle. Altri gruppi, da 70 ciascuno, sono stati imbarcati con voli militari per Pratica di Mare e Pisa. Polizia e Croce Rossa si stanno occupando delle pre-identificazioni, ma a differenza del passato non sembrano esserci momenti di tensione. Tensione che sembra esserci invece sul fronte delle istituzioni, come conferma la sortita del ministro Urso. L'Europa non può lasciare l'Italia fronteggiare da sola
questo fenomeno straordinario di migranti che vedono in Lampedusa la porta d'accesso in Europa. Il governo è già intervenuto in maniera efficace ed altro potrà farlo nelle prossime settimane in maniera compiuta, anche per consentire all'isola di svilupparsi come deve e merita nel settore turistico e della pesca, nel cuore del Mediterraneo. Va giù duro anche il sindaco delle Isole Pelagie, Filippo Mannino. È sotto gli occhi di tutti che il fenomeno migratorio al governo gli sia esploso in mano, ha detto la premier Meloni. Passi 2 giorni a Lampedusa, ci sediamo nel mio ufficio e insieme troveremo una soluzione. Ma il tema dell'immigrazione è tra i primi posti nell'agenda del governo, con un consiglio dei ministri ad hoc convocato per domani. Intanto a Catania sono arrivati migranti sbarcati da nave Dattilo e trasportati nel centro di accoglienza di via Forcile. Qui i profughi, molti dei quali minorenni, restano qualche giorno, 2 o 3, in attesa che la prefettura decida il trasferimento. Sull'argomento si registra il grido d'allarme di Save the Children. Nella regione Sicilia al 30 di luglio sono presenti oltre il 23% dei minori stranieri non accompagnati accolti nel nostro sistema nazionale, quasi un minore su 4. È necessario prevedere centri di prima accoglienza per minori soli su tutto il territorio nazionale. Angelo, immagino che i quotidiani siciliani, e non solo, parleranno tantissimo di questo. Come no, Michele, guarda, la prima pagina della Sicilia da questo punto di vista è emblematica, perché ha un'apertura che ha insieme i due fatti più importanti di cui ci siamo occupati questa mattina. Intanto Lampedusa, il sindaco vuole Meloni, Zuppi, i muri creano clandestinità, sbarchi continui da Catania, l'appello del presidente della CEI. E poi c'è il ritorno di fiamma, così titola stamattina il quotidiano La Sicilia. Domenica infernale, oltre 50 roghi in tutta la Sicilia, scopello 200 turisti in fuga dalla Tonnara, via mare, bagnanti bloccati a San Vito Lo Capo, chiuso e poi riaperto, come abbiamo sentito, l'aeroporto di Trapani Birgi. Questa è la sintesi della prima pagina, ma queste stesse notizie poi le ritroveremo nelle pagine interne e ci torneremo per gli approfondimenti. Ma intanto restiamo sempre sulla prima pagina del quotidiano La Sicilia, perché c'è la cronaca, non solo quella regionale ma anche quella nazionale, la violenza a Caivano, stupri, piante dosi, lo Stato è presente, il parroco, mancano i servizi essenziali, questa è la denuncia. E poi ci sono due fatti riportati dalla Sicilia. Intanto la vicenda Morgan, di cui ci siamo occupati anche ieri nei nostri telegiornali, insulta il pubblico, però poi ha chiesto scusa sui social. E c'è una bellissima storia invece di un netturbino con la laurea. Amo la strada, è una scelta di vita, una bella storia. Ma pensa. Quella di questo giovane che vive, fra le altre cose, a Gela, una bella storia. E allora torniamo, come abbiamo visto, alle vicende, ai fatti che hanno caratterizzato la giornata di ieri, la domenica infernale, come dicevamo, descritta dalla Sicilia, oltre 50 roghi, scopello, turisti in fuga, la paura nel trapanese, in 200 sono scappati via mare dalla Tonnara, i bagnanti bloccati a San Vito Lo Capo, chiuso e poi riaperto l'aeroporto Trapani-Birgi. Questa è la situazione, ci sono anche delle foto che possiamo far vedere, scopello, circa 200 turisti sono fuggiti via mare. Impressionante, perché questi facevano il bagno, erano in barca, non sono potuti rientrare, sono andati al largo e poi sono stati via mare, li hanno dovuti salvare. È arrivata la guardia costiera che li ha salvati. E poi ancora a proposito di aeroporti, visto che ci siamo, abbiamo parlato dell'aeroporto di Trapani Birgi, che poi è stato riaperto in tempo davvero record. Fontana Rossa, filmati e documenti, inchiesta al bivio, attese la relazione dei super periti, quindi si aspetta ormai, sono giorni cruciali, scrive la collega Laura Di Stefano, per la delicata indagine sul rogo avvenuto nel terminal dell'aeroporto Fontana Rossa lo scorso 16 luglio, che ha paralizzato i cieli siciliani per quasi 20 giorni. Si attende infatti dai consulenti nominati alla Procura di Catania questa perizia definitiva, o comunque dovrebbe essere tale, per accertare e capire le cause delle fiamme. Siamo in attesa evidentemente di questo report importantissimo. Poi andiamo invece a Lampedusa, come vedi
il tema migranti è diciamo uno dei più sentiti. Il sindaco accusa e le forze di polizia replicano: noi efficienti, gli sbarchi sono continui. Mannino attacca il governo, invita la Meloni, venga qui 2 giorni per diciamo vivere veramente in prima persona quanto accaduto. E poi c'è anche una storia che viene raccontata dal quotidiano La Sicilia: fuggito 2 volte, torturato in Libia, sogno, mi adotti una famiglia italiana. È la storia di un ragazzo di 15 anni che per 2 volte praticamente ha fatto questo. Questo per capire chi sono quelli che vengono da noi, non è gente che ha voglia di farsi un viaggetto. Assolutamente insomma. No. E poi le richieste delle Caritas al governo, fenomeno sistemico, tavolo con comuni, regioni e reti del terzo settore per venire incontro a questo fenomeno, per cercare di trovare una soluzione. Poi una notizia che arriva invece da Catania, perché il procuratore Zucchero a breve diventerà il procuratore generale di Catania e quindi dopo la pausa estiva si ricomincia con i processi più importanti, colletti bianchi e mafia, l'eredità di Zucchero, quello che ci racconta stamattina il quotidiano La Sicilia. Cambia al vertice, il 15 settembre si insedia come PG, procura linea di continuità, poi il nuovo capo. Questa è la situazione in sintesi. Negli ultimi mesi di quest'anno ci sono stati passaggi dedicati in aula per politici e imprenditori, la verità sulla piccola Elena, i verdetti su boss e killer di Cosa Nostra, quindi tanto, tanto lavoro alla procura di Catania. E poi c'è questo appello del cardinale Zuppi: i muri dice, e si riferisce evidentemente anche soprattutto al tema dell'immigrazione, sono una porta e il luogo di futuro, creano dunque clandestinità questi muri. Ha parlato al santuario di Montpilieri e richiama il monito di Mattarella. Queste le parole del cardinale Zuppi. Siamo invece adesso alla prima pagina del giornale di Sicilia. Bagnanti in fuga per gli incendi, una domenica con un forte vento di scirocco, il trapanese in ginocchio, decina di roghi nel resto dell'isola, in fiamme Scopello e le pendici del Monte Cofano, centinaia evacuati dalle spiagge, Birgi chiuso tutto il pomeriggio, voli dirottati a Punta Raisi, Schifani c'è la mano di criminali. Questo lo dice il presidente della regione. E poi ancora si torna su Morgan, insulta il pubblico, poi si scusa, ma ci sono altri temi come la manovra economica, è già scontro, caccia i fondi per il cuneo fiscale. E poi ancora un altro corteo antiviolenza, la ragazza si difende sui social a Palermo, un migliaio di persone alla manifestazione di solidarietà. Bello quello slogan, tirissi no. Tirissi no, questo è lo slogan che è stato coniato, scelto dai partecipanti, la vittima contro chi l'accusa di essersela cercata. Anche questa è un'ultima, diciamo, ci sono tante polemiche su questo pensiero. E poi ministro Urso all'hotspot, il sindaco sbotta, ancora una raffica di sbarchi a Lampedusa. Sbotta perché chiede l'intervento dell'Europa. Esattamente, certamente. E poi attenzione, perché ci sono un paio di notizie che riguardano lo sport, ma ce n'è una in particolare stamattina, perché Mancini, che ha lasciato la nazionale, va in Arabia perché avrà un ingaggio sino al 2027 da circa 25 milioni di euro all'anno. Quanto? 25 milioni di euro all'anno. Ah, però, capisco evidentemente però. Ma lui dice che non l'ha fatto per questioni di soldi. Ma sarà stato, però poi è capitato questa offerta, è irrinunciabile chiaramente un'offerta di questo tipo. La Gazzetta del Sud, siamo in chiusura con la rassegna stampa regionale. L'apertura della Gazzetta è dedicata alla città di Messina, alle ZTL che rivoluzioneranno la città insieme con le isole pedonali, sono il cuore della strategia viabile del comune. Le vere zone traffico limitato lasceranno le auto fuori dalle strade del centro. Questo è quello che scrive stamattina la Gazzetta. Poi Lampedusa, emergenza infinita, polemico tra il sindaco ed il governo.
ci sono altre notizie che riguardano sempre la Sicilia. A Messina bruciano i colli, evacuate le aree picnic, quindi anche questa zona ha sofferto ieri le fiamme. A Milazzo una barca affonda, una femmina soccorsa dai diportisti, altra vicenda che ha coinvolto in qualche modo il mare. E poi una notizia che ci porta già ai fatti di carattere internazionale, perché nei giorni scorsi c'è stato questo incidente, chiamiamolo così, aereo, per cui Prigozhin ha perso la vita, ma è stato fatto un test del DNA rapidissimo. C'è la conferma della morte proprio del ex capo della Wagner. Questo è quello che scrivono un po' tutti i quotidiani stamattina. Manovra apre il cantiere, priorità al taglio del cuneo. Ci sarà oggi il primo Consiglio dei Ministri dopo la pausa. Cuneo, tasse sul lavoro, insomma, esattamente. Ridurre un po' questo. E poi due notizie, vedete, Mancini ci tira la rabbia per 75 milioni di motivi, e lo capiamo. Bello questo titolo. Questo è davvero bello. 75 milioni di motivi. 25 milioni netti a stagione, quindi netti a stagione. L'obiettivo è quello di portare i sauditi al prossimo mondiale del 2026. E poi una storia di cronaca, ucciso in un colpo di fiocina dopo un diverbio per la viabilità. È incredibile. È successo qua. Nelle Marche, un ragazzo di 23 anni ha perso la vita per un diverbio tra automobilisti, pare, però insomma una brutta storia. Mi fermo qui, Michele. Ci fermiamo qui per la rassegna stampa siciliana, poi passeremo ai quotidiani nazionali. State con noi, ci sarà una breve pausa e poi ci ritroverete di nuovo. Buongiorno Sicilia. Ben trovati, buongiorno Sicilia, da Michele Cucuzza e da Angelo Gagliano. Vogliamo guardare i quotidiani nazionali? E allora andiamo subito sui quotidiani nazionali. Come evidentemente largamente prevedibile, c'è il tema della manovra economica fra i titoli più importanti di oggi. Misure scintille, governo al lavoro, Giorgetti, basta chiacchiere, da calcio d'agosto servono delle rinunce. Aia. E diretto, senza mezzi termini. Rinunce, aiuto. Assolutamente, oggi il Consiglio dei Ministri, sbarchi, alta tensione a Lampedusa e il sindaco attacca le istituzioni. Questa, diciamo, è la pagina che riguarda la politica italiana e non solo la politica italiana, con tutti quelli che possono essere i risvolti. Ma la politica italiana viene in qualche modo anche solleticata da questa intervista alla sorella della Meloni, Arianna. Sì. Sorella chi? Di? Io ero già nel Movimento Sociale Italiano a 17 anni, l'intervista. Sì. Dopo la nomina, sapete che in Fratelli d'Italia ci sono un po' di tensioni, discussioni, perché Giorgia Meloni, cioè la Premier, ha affidato, diciamo, la direzione e la guida del partito alla sorella. Ah, quindi lei è il capo del partito, la sorella? Capo del partito, così, e questo ha portato dei malumori, insomma. Vabbè, immagino che quelli che erano i colonnelli, no, della Meloni avrebbero magari sperato qualcosa di diverso. E poi, vedete, la conferma del test del DNA, Prigozhin morto sul jet che è caduto. Che non è morto di no, crepacuore. No, no, probabilmente nello schianto dell'aereo. Forse di una bomba. Forse di una bomba a bordo, pare, perché sarebbe stato eclatante evidentemente un attacco della contraerea russa nei confronti dell'aereo della Wagner. Però adesso non scopriremo mai probabilmente la verità di quanto è accaduto. Due notizie, una fotonotizia, vedete, l'ultima estate italiana, Mancini, CT da rabbia, voci di un contratto da 30 milioni l'anno, lui smentisce, la firma comunque oggi pomeriggio a Riyadh. Ma il Corriere rilancia, 30 milioni di euro, ma vabbè. Cifre spropositate, assolutamente fuori dalla portata del nostro calcio, del nostro sistema, ma non solo italiano, quello addirittura europeo, neanche in Premier ci possono essere queste cifre. E poi parliamo di clima, roghi a Trapani, via i turisti, attesa per il ciclone, al nord scatta l'allerta rossa, perché come abbiamo sottolineato c'è questa praticamente, questa Italia che è divisa in due in questo momento con l'arrivo di questo ciclone, siamo a Poppea se non ricordo male, e infatti lo scrive anche il Corriere dicendo proprio che Poppea, violenti temporali, vento forte e grandine, questa è la situazione. In Lombardia, ma non da noi. Da noi no,
E poi un'analisi, parla l'esperto, si chiamano Medicane, effetto del mare rovente, perché il nostro mare mediterraneo è evidentemente torrido per le temperature, impatta con le temperature al suolo, e il mare rovente, tutto questo provoca evidentemente questa situazione davvero difficile da gestire da un punto di vista meteo. Siamo adesso a Repubblica, che ha un'apertura diversa rispetto agli altri quotidiani. Abbiamo la gente russa. La gente russa reclutata in Italia, ricercata adesso negli Stati Uniti, vedete. Ah, non è più in Italia però. È comunque ricercata dall'FBI, si scrive. Si chiama Natalina Burlinova. Chissà questa... se l'abbiamo mai incontrata, vediamo. Aspetta. Questo non te lo so dire, però queste sono evidentemente le foto segnaletiche. La docente universitaria di Mosca, ricercata dall'FBI per cospirazione. E questa è la notizia, diciamo, che ha Repubblica rispetto a tutti gli altri. E poi i migranti, Salvini va all'attacco, Meloni in difficoltà per il boom di sbarchi, subisce gli affondi del leader leghista che chiede nuovi decreti sicurezza, falliti i tentativi diplomatici dell'esecutivo per contenere queste partenze, il 38% dopo l'accordo con la Tunisia. Più 38%. Più 38%. Quindi praticamente questo accordo è stato un fallimento da questo punto di vista. Ora, interessante sarebbe sapere qual è l'idea di Salvini che vuole fare questo decreto sicurezza, ma nessuno poi riesce a anticiparne i contenuti. No? Cercheremo magari di spulciare, vediamo se nei giornali troviamo qualcosa. Sulle riforme, foto di Fratelli d'Italia e il PD aprono discussione vera sul premierato. Questa è la situazione. Poi i nodi della manovra, caccia 5 miliardi con taglio dei bonus fiscale. Pare che insomma saranno tagliati per reperire i fondi necessari per sostenere la manovra economica. Poi c'è una lettera di un padre pubblicata in prima pagina da Repubblica, anche mia figlia è rimasta sola dopo lo stupro. Cara ragazza anonima di Palermo, sono il padre della vittima del noto stupro di Capodanno di Roma e scrivo per appoggiarti. Sì, questa solidarietà. È stata una tragedia che anni fa ha veramente devastato la città, con questa violenza sessuale avvenuta a un Capodanno. E poi Mancini che parla su Repubblica, dove si è confidato per la prima volta dopo la decisione delle dimissioni. Il Mancini saudita si difende, falsità su di me. Insomma, staremo a vedere poi quali saranno realmente questo contratto, in che cosa si sostanzierà. C'è il boom di appalti nei comuni, Michele, però c'è un però, il rischio stop senza i fondi del PNRR, perché... Tanto per cambiare un po' di pasticci, insomma. Un po' di pasticci, perché sono stati attivati questi appalti, l'80% però finanziato con fondi del PNRR, che sono i fondi che il governo praticamente mira a tagliare. Quindi, ecco, sarà davvero difficile. La coperta o di qua o di là. Esattamente, ecco. È cortissima questa coperta. Governo a Lampedusa all'attacco dell'Europa, ma il sindaco dell'isola, ora Meloni venga qui, è perentorio. Il sindaco di Lampedusa, poi c'è l'affondo di Zuppi, accogliere i profughi per costruire il futuro. E foto notizia, vedi, proprio a metà pagina per Repubblica, i dimenticati di Giova, viaggio nella catastrofe umanitaria tra il Sudan e il Sud Sudan. Questa è la situazione, un reportage. Mamma mia, che fotografia, eh? Guarda i bambini, cose. Disastro. È una fotografia davvero forte, che comunque ci racconta come stanno veramente le cose. Questa è la situazione. E poi la cronaca italiana con le vicende di Caivano, minacciate dai clan, le bimbe, piante dosi si sfila, problema culturale, ma è davvero un dramma quello che viene raccontato in questi giorni. Il commento, lo Stato, scrive ancora stamattina la stampa, deve entrare nelle terre di nessuno che ha abbandonato. Sì, perché è vero questo, quelle sembrano proprio terre di nessuno, non si capisce chi governa, come se ci fosse un'extraterritorialità, e da lì poi nasce il fatto che si può fare qualunque cosa, qualunque crimine. Lasciamo adesso la stampa, siamo al Messaggero di Roma, che ha una notizia, così come Repubblica ne aveva una sulla spia pseudorussa. Si parla della lotta alle violenze di genere
e arrivano le lezioni in classe. Beh, il piano del governo: da settembre anche i ragazzi saliranno in cattedra. A Caivano le minacce dei boss alla mamma: non parlate degli stupri. Questa è la situazione, la manovra. Meloni, l'appello ai ministri: evitiamo di fare richieste impossibili. Parla direttamente ai suoi ministri. Il test del DNA a tempo di record a Mosca: Prigozhin è morto nell'aereo caduto. Poi le promozioni nella pubblica amministrazione: l'anzianità vale più del titolo di studio. Questo. Tra gli statali, grazie ad un cavillo, fino al 2025 si potrà diventare funzionario senza la laurea. Volevo dirti che grazie a questo titolo ti sei meritato un minutino in più. Grazie. Bravo. Visto che abbiamo il tempo, facciamo il Fatto Quotidiano, ci mancherebbe altro. Bravo. Salvini, sommerso dai migranti, annuncia un altro decreto fuffa. Fuffa, ecco. Solite chiacchiere, dice il Fatto Quotidiano, sui rimpatri. A proposito di anticipazioni, che chiedevamo, decreto fuffa. Vabbè. Un segreto, così scrive il Fatto Quotidiano, che avrà le sue fonti evidentemente. Poi il giornale: il governo fa il pieno, aiuti per la benzina. Oggi il primo consiglio dei ministri, manovre rincari, si lavora per sostenere le famiglie, ipotesi social card carburanti per i redditi bassi. Beh, interessante comunque. E poi PD da ricchi boicotta ogni sostegno ai poveri. Ecco, questo è, cioè, vabbè. E poi ancora. Ancora, sì, sì. Sì, Mancini, CT della rabbia per 90 milioni, quindi il tema dei 30 milioni torna, il tradimento nazionale è completo. Ecco, stamattina il giornale. E poi siamo sul tempo: tutto esaurito, emergenza migranti, oltre 4.000 profughi a Lampedusa, già al collasso, le ONG sono dirottate su altri porti. Qui chiudiamo con Mancini, tradisce l'Italia. Che si dicono? Possono andare bene 25 milioni di motivi personali fino al 2027. Sono andato via per motivi personali, ha detto. Questo è, diciamo, stamattina la situazione sui quotidiani nazionali. Vabbè, scusate se ridiamo così, vabbè. Allora, adesso va il nero, non il meteo. Il meteo lo vedremo fra e poco. Che cos'è? La pubblicità. No, nero, sì, una piccola pausa, ci vediamo fra poco e parleremo della pallavolo siciliana e dei grandi successi della Farm Italia Saturnia. State con noi, a più tardi. Buongiorno Sicilia, abbiamo due ospiti con grande piacere, diamo loro il benvenuto. Sono il presidente di Farm Italia Saturnia, Saturnia Volley, Luigi Pulvirenti, e Donatella Pizzo, ex pallavolista, sorella, con una sorella che purtroppo non è con noi perché non sta tanto bene, che noi salutiamo. No, naturalmente. Allora dobbiamo festeggiare e complimentarci perché sta cominciando la prima stagione in Superlega della sua squadra, della vostra squadra. Beh, è un onore per noi perché dopo 26 anni riusciamo a riportare Catania nella massima serie. 26 anni. Sì, Catania vantava dal 1997, è una delle città con più tradizione nel mondo pallavolistico italiano, maschile e femminile. Qui c'è Donatella che ha vinto uno scudetto con la maglia della Lidea, quindi noi sentiamo il peso di questa responsabilità di rappresentare una città che è iscritta nell'albo d'oro della pallavolo. Lo facciamo con la consapevolezza di poter fare bene, anche se è una sfida ovviamente del tutto nuova per noi, però c'ho le condizioni per fare bene. Vi facciamo mille in bocca al lupo naturalmente, però anche ci complimentiamo perché voi avete avuto l'idea di intitolare il Pala Catania a sua madre. La mamma, sì. Ma questa è una cosa che è nata in effetti quando la mamma è venuta a mancare, poi per varie vicissitudini questi 3 anni io sono stata un po' male, quindi avevamo un po' accantonato l'operazione. Poi io evidentemente sono stata profetica perché sono stata invitata a gara 1 dei playoff a fare il commento tecnico alla Saturnia e chiudendo la telecronaca ho detto speriamo di rivederci in A2 al Pala Catania, al Pala Liliana Pizzo, perché già l'idea c'era ricominciata a frullare. Liliana Pizzo, ricordiamo, la storica allenatrice di pallavolo che purtroppo è scomparsa 3 anni fa. Tre anni fa, esatto.
E che però, sì, giustamente voi... È volete... un nome, tra l'altro a dicembre è stata inserita nella Hall of Fame della Federazione Nazionale di Pallavolo. Voglio dire, noi abbiamo parlato, abbiamo avuto qualche contatto con l'amministrazione, ci hanno, insomma, detto così, allora noi abbiamo cominciato, con, devo dire mia sorella, perché per me io mi sarei fermata a 10 persone, ha cominciato questa raccolta su Facebook. Ma la cosa meravigliosa è che poi spontaneamente sono venuti fuori l'arbitro che ci aveva arbitrato la finale nel 1970, e un allenatore che era stato con lei a Tirrenia in nazionale, cioè gente realmente alla quale... Presidente di Milano di Superlega, che, esatto, ha scritto un messaggio. Che... A questo tutti, mi permetta di... Ma a Jacopo Volpi, insomma, che veramente bello. Una mi cosa... Mi permetta di interrompere, perché è un periodo in cui si parla malissimo della rete per i motivi noti, invece il vostro gruppo, sì, Facebook, sì, sì, ha, sì, delle, proprio, adesioni straordinarie. Ma abbiamo avuto Philippe Blaine, l'allenatore della Spagna, cioè proprio è partita, siamo arrivati a 2500 consensi, ma ripeto, più che il consenso, sono stati questi spontanei... La sua allieva che nel 66 è stata rimandata in educazione fisica, cioè è un reperto storico, anche perché essere rimandata in educazione fisica vuol dire che la mamma era tosta, quindi lo facevi non già. È cosa di poco, esatto, conto. Quindi sono uscite tutte queste cose che ci hanno molto galvanizzato. Presidente, quali sono state le tappe principali di questo successo che porta la Saturnia Volley? Noi abbiamo conquistato la promozione in Serie 2 al termine della scorsa stagione, vincendo la finale dei playoff. Dopo praticamente un po' di giorni, a causa della rinuncia della Dondocallipo Vibo Valencia... Ecco, lì sugli schermi potete vedere adesso qualche, esatto, immagine. Questa è gara 2 giocata contro il Casarano. Dopo due giorni, praticamente, da questa partita, il presidente della Lega Pallavolo ci ha chiesto la disponibilità a subentrare alla Dondocallipo Vibo Valencia, che aveva rinunciato a partecipare alla Superlega. Devo dire, grazie anche alla disponibilità dei nostri sponsor, partendo ovviamente dal titolo sponsor Farmitalia, siamo riusciti a riorganizzarci, triplicando il budget che avevamo immaginato per la Serie 2 sostanzialmente in 72 ore, raccogliendo un'opportunità che era irripetibile, perché ci hanno chiesto di partecipare al campionato che è considerato il più bello del mondo, con le squadre più forti del mondo, i giocatori più forti del mondo, che esprime la nazionale campione del mondo, perché ricordiamolo, l'anno scorso l'Italia ha conquistato il titolo iridato in Polonia battendo i padroni di casa. E quindi è anche un riconoscimento più che al lavoro della società, al fatto che Catania è considerata una realtà importante che mancava da troppo tempo. Si è voluta recuperarla al Ed vertice della pallavolo. Ed è anche il rapporto con i tifosi, naturalmente, no? Ma anche sostegno. Diciamo il fatto che nelle partite di playoff abbiamo registrato più di 3.000 persone di presenze medie, sicuramente è servito a dimostrare che comunque a Catania c'era fame per la pallavolo, interesse. E quindi l'avvento della Superlega, sicuramente quantomeno dal punto di vista della risposta del pubblico, sarebbe stato importante. Qual è il loro segreto? Ce lo dica lei. Il loro segreto, secondo me, è tanto cuore, veramente tanta passione, perché solo questo li può aver alimentati in questi anni, perché è veramente difficile. È difficile riuscire a fare attività ad altissimo livello. Loro sono stati coraggiosi, se posso esprimere un parere, tra l'altro. Non devo difendere nessuno, però mi sembra giusto sottolineare che loro non hanno acquistato il titolo, non lo hanno acquistato, lo hanno ricevuto in dono, in dono, si può, sì, dire, più o meno, sì. Perché c'è una netta differenza, ecco, certo. È sicuramente il grande lavoro che fa Luigi, tutto il suo staff, insomma, in 3 anni, comunque, in ogni caso, essere in grado di affrontare la Superlega, sempre speriamo, al Pala Liliana Bizzo. Noi ovviamente sosteniamo la causa, certo, dell'intitolazione. Ci può prossimo. Fare qualche anticipazione, anche se questa non è una trasmissione sportiva, su come sarà, insomma, il gruppo fondamentale? La squadra è competitiva, abbiamo cominciato la preparazione 2 giorni fa, mancano 2 giocatori perché sono impegnati con gli europei di pallavolo, Masulovic che gioca con la Serbia, e l'iraniano Manavi che è impegnato con le qualificazioni olimpiche con la sua nazionale, ma diciamo, arriveranno appena termineranno. È anche una cosa ovviamente che per noi è un motivo di orgoglio che 2 giocatori nostri siano impegnati in tornei così importanti, quindi la squadra è competitiva per l'obiettivo stagionale che è la salvezza, sarebbe il nostro scudetto, anche perché nella storia della pallavolo italiana non si è mai verificato che una squadra facesse il doppio salto, facendo mortale. Un paragone col calcio, così per renderlo un po' chiaro, sì, a tutti, anche al pubblico del calcio.
calcio. È come se una squadra passasse dalla Serie C alla Serie A nel giro di due mesi. Fantastico. Quindi loro avranno dei ricordi incredibili da portarsi dietro. Lei non ne parliamo. Uno in particolare che le viene voglia di raccontare in questo momento? Ma forse sicuramente lo scudetto è stato il coronamento della carriera per la squadra, per le cose. Per quanto riguarda me, sicuramente gli europei del 79 a Madrid, dove sono stata premiata come migliore alzatrice, insomma nel 79 faceva un po' di impressione. Ora siamo abituati ad avere Ego, insomma tutte le migliori giocatrici del mondo. Ai nostri tempi non era così, era un po' difficile, quindi quello personale. Sicuramente lo scudetto della Lidea fu... E invece un pensiero per la sua mamma? Beh, mia mamma sicuramente non l'abbiamo scoperta con questi messaggi. Avevamo... Ecco, guardi questa bella fotografia. Sì, bella. Avevamo sicuramente idea che... Però dirlo da figlia, certo, che era una persona eccezionale, poco ci vuole. Però che tantissima gente, tutte le sue allieve, i suoi allenatori abbiano avuto questo pensiero, ma proprio di gente alla quale lei ha realmente cambiato la vita. La mamma era avanti, perché lei nel 53, appena sposata con un figlio, andò all'ISEF perché lei voleva proseguire la sua carriera. Posso aggiungere un aneddoto? Perché l'ultima intervista alla professoressa Pizzo per la Sicilia l'ho fatta io nel 2016, e tra i tanti aneddoti che mi raccontò, uno in particolare mi colpì: lei imparò il russo da autodidatta per tradurre un manuale di pallavolo russa scritta da Karpol, che è grandissimo, il fondatore della squadra della pallavolo femminile russa. Lei imparò il russo da autodidatta per tradurre da sola questo manuale, cercando di poi apprendere i segreti di Karpol. Questo secondo me la dice molto su professoressa Pizzo. Anche se il termine non mi piace. Siamo nel 60-62 quando accade questa cosa. Poteva essere una femminista, perché quando alla sua età le ragazze stavano a casa a cucire, a lavare, a stirare, lei era a studiare sport. Devo dire che è stato anche grazie a mio padre, perché diciamo che è stato mio papà a instradare, perché lui era professore di educazione fisica, si sono conosciuti mentre lei nuotava, e da lì per 45 anni non si sono... In quella catena c'è una grande contaminazione fra gli sport, il rapporto con Lallo Pennisi, che per capirci è il fondatore della San Silvestro a Mare, che diede il via anche alla scuola della pallavolo presidente. Per concludere, non so se fatti i debiti scongiuri, gli obiettivi. L'obiettivo stagionale è salvarsi, sicuramente, perché è un campionato difficilissimo, sarà durissimo, lo sappiamo. Sappiamo anche che la squadra è attrezzata per salvarsi, siamo sicuri che ci sarà anche il supporto del pubblico, non soltanto di Catania ma di tutta la Sicilia, perché noi stiamo ricevendo richieste di abbonamento, informazioni per i biglietti da tutte le province siciliane, quindi sicuramente sarà una bella stagione. Da non perdere. Il mio appello è a tutti, diciamo, i tifosi della pallavolo e dello sport siciliano: venire al Palacatena, perché sarà un bel spettacolo. E se posso, proprio in conclusione, aggiungere una cosa: mi dispiace che non ci sarà una persona che era un amico della Saturnia, oltre che un mio fraterno amico, come Angelo Gagliano sa, Natale Bruno, che è una colonna di nostra televisione, che collega che purtroppo qualche giorno fa, perduto prematuramente. Una persona sincera, un grande professionista e soprattutto una persona che sapeva spendersi per gli altri, cosa che nel nostro ambiente non sempre non è scontato. Non è mando consueto. Un grande ci abbraccio molto a Natale. Piacere. Questo ricordo, quindi la speranza è che ci sia anche... Che ci sia il Palacatania, Palacatania, che diventi Pala Liliana Pizzo, soprattutto anche perché il nome Pizzo è un nome e una garanzia, perché comunque la dinastia poi è continuata con mio nipote Paolo, il figlio di mio fratello Piero, che è due volte campione del mondo di spada, medaglia d'argento alle Olimpiadi, quindi per noi siamo orgogliosissimi del cognome che portiamo, grazie alla mamma e a papà. E noi siamo fieri di avervi avuto qua e anche, di aver sentito parlare grazie di campioni così importanti, così gloriosi. Bene, mille in bocca al lupo per tutto quanto. Noi facciamo una breve pausa, vediamo il tempo di oggi e poi parleremo di lavoro che purtroppo tante volte dalle nostre parti non c'è. State con noi, buongiorno Sicilia.
Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Un avvio della nuova settimana con tempo instabile al centro-nord, piogge temporali localmente anche intensi. Non si escludono infatti situazioni critiche. Nella giornata di lunedì sole prevalente al mattino sulla Sicilia, nella seconda parte del giorno invece aumento della variabilità e specialmente sui settori settentrionali della regione. La ventilazione forte con mari che risulteranno localmente anche agitati, in particolar modo al largo. Temperature che saranno in calo di qualche grado con valori massimi infatti che saranno compresi tra i 30 e i 34 gradi. Nel corso della giornata di martedì qualche fenomeno potrà interessare sempre i settori settentrionali della regione. La ventilazione è ancora sostenuta con mari da molto mossi a localmente anche agitati, in particolar modo al largo. Uno sguardo ora alle temperature che si manterranno pressoché stazionarie e un ulteriore calo di qualche grado con picchi che saranno compresi tra i 28 e i 33 gradi. Tutti i dettagli vi attendono come sempre sull'app di Trebi Meteo. Tutto questo mentre al nord uragani, maltempo, fulmini 7, veramente incredibile come sia cambiato il tempo. Beh, allora dicevamo disoccupazione in Sicilia, un argomento doloroso ma bisogna affrontarlo, lo facciamo con un collegamento a Palermo, vedete già un bel gruppetto di persone con il nostro Marco Gullà. Ci sono le bandiere, è già una manifestazione, l'hai organizzata tu Marco, con chi sei? E tra l'altro insomma la manifestazione, buongiorno Michele, buongiorno a tutti, inizierà a breve, inizierà alle 9, qui dietro alle mie spalle ci sono tanti manifestanti, tanti ormai ex percettori, al mio fianco invece c'è Davide Grasso dell'associazione Basta Volerlo, mentre alla mia destra c'è invece Tony Guarino, sempre della stessa associazione ed ex percettore. Ancora una volta, una nuova marcia, questa volta che partirà dalla Statua della Libertà di Palermo fino all'assessorato al lavoro, Davide. Sì, partiamo proprio da qui perché ogni siciliano, ogni palermitano deve essere libero di poter rimanere proprio nella propria terra, deve essere libero di avere un lavoro dignitoso che permette di campare la propria famiglia e di potersi appunto pagare le bollette, di poter pagare un affitto e le spese appunto di prima necessità. Sicuramente con 350 euro al mese queste persone non riusciranno a campare tranquillamente la propria famiglia, quindi quello che chiediamo è un lavoro per tutte queste persone che ne hanno il diritto e che appunto ci sia un piano di sviluppo economico da parte dello Stato italiano per la Sicilia, quindi vogliamo che ci siano più servizi per la Sicilia, che migliorino le infrastrutture. Adesso si parla tanto di questo ponte, ma cosa ce ne facciamo di questo ponte se poi alla fine i collegamenti per esempio all'interno della nostra Sicilia non funzionano? Il ponte a cosa servirà a questo punto? Soltanto per far andare prima via i siciliani? Questo è quello che chiedo. Poi quello che chiedo è, per esempio, non so se magari allo studio qualcuno riuscirebbe mai a campare con 350 euro. Ma se francamente 350 euro è una cifra veramente irrisoria, detto con tutto il rispetto per coloro che la percepiscono, la percepiranno. Si tratta veramente di questo. Marco, continua pure. Tra l'altro, insomma, in questo gruppo di manifestanti che alle 9:15 inizierà a spirare per le vie di Palermo, c'è anche chi il reddito non lo percepisce più, chi addirittura è venuto da Mazara del Vallo e in questo momento non ha i soldi per ritornare nella cittadina in provincia di Trapani. Qui invece abbiamo Tony Guarino, che abbiamo insomma anche conosciuto nei mesi addietro per dei servizi sempre ovviamente incentrati sul reddito di cittadinanza. Tu dicevi poc'anzi, questo governo deve andare a casa, Tom. Sì, assolutamente sì, questo governo non è in grado di saper gestire il popolo italiano, questo governo sta facendo soltanto dei danni ai poveri, sta facendo, ha dichiarato la guerra ai poveri, questa è una cosa inammissibile e inaccettabile, la gente non può vivere in queste condizioni e i ricchi diventeranno sempre più ricchi e i poveri sempre più poveri, in questa cosa non l'accettiamo e noi continueremo le nostre battaglie, noi saremo la spina al fianco di questo governo. Il governo deve andare a casa, noi questo governo qui non ce lo vogliamo, deve andare a casa. Va bene. Vogliamo un diritto sacro, vogliamo un lavoro, certo, non vogliamo dubbio. L'assegno di inclusione, vogliamo la nostra dignità. Ecco Marco, ma c'è anche chi, ad esempio come Loredana che è Donatella, scusa, che è appunto qua al mio fianco, mi diceva poc'anzi, mi raccontava insomma come fa la spesa, Michele, mi diceva che ha dovuto comprare più di 50 scatolette
per andare avanti. Anche le scatolette queste, diciamo, per fare il minestrone, logicamente non lo posso più fare fresco perché le verdure sono care e non avendo più niente non posso neanche andare dal fruttivendolo e quindi sono ridotta a comprarmi tutte queste scatolette, anche se questo mese, logicamente non avendo più niente, dovrò farle bastare fino a quando non troverò un lavoro per poter, diciamo, sopravvivere. E come vai avanti per adesso? Con niente, con il lavoro nero. È inutile che ci nascondiamo dietro tante falsità, con il lavoro nero e lo sfruttamento. E quindi adesso, senza il reddito, saremo ancora più sfruttati e andiamo avanti così, nella miseria più nera. Questo governo ci ha lasciato completamente Marco, in mezzo scusa, alla strada. Marco, volevo dire una cosa. Mi rendo conto anche del... Sì, Michele, scusami, dimmi. Mi rendo conto anche del livello di esasperazione, di rabbia, che è più che comprensibile da parte delle persone che sono con te. Ma forse... sarebbe l'occasione giusta anche questa per smentire le tante voci che si sono accavallate in questi mesi sul reddito, chi percepiva il reddito di cittadinanza, che contemporaneamente lavorava a nero da un'altra parte, che era un modo per non... cioè vorrei sentire un pochino questo, su questo, i divanisti, è vero, cose di questo genere, so che sono un po' offensive, sì, suonano come offensive, c'è molto, diciamo, lavoro in nero. Clima. C'è un po' di confusione perché ovviamente ci sono anche altri manifestanti, da ma quello che abbiamo conto, percepito, perché conto. C'è gente che appunto qua si è un po', insomma, agitata per quello che poi dovrà essere fra qualche minuto, abbiamo capito che sfrutterà, cioè, la mancanza del reddito andrà a favorire i lavori nero. Sì, purtroppo devo essere sincero, il reddito di cittadinanza è stata una buona misura dal punto di vista del contrasto alla povertà, quindi grazie al reddito di cittadinanza tanta gente ha terminato di lavorare in nero, tanta gente quindi non è stata più sfruttata, cosa che poi in realtà in questo momento, quindi andando a percepire soltanto 350 euro al mese, tutto appunto ritornerà come prima, ovvero la gente dovrà purtroppo nuovamente lavorare in nero, magari qualcuno si farà sfruttare magari con delle ore di lavoro massacranti, lavorare che ne so 12 ore al giorno per 40-50 euro al giorno, cose che il reddito di cittadinanza, devo essere sincero, aveva contrastato benissimo. Michele, loro individuano manifestazione una via... che tra l'altro partirà fra qualche minuto, li vediamo, li vedete anche qua dalle immagini, sono già diversi, insomma, i manifestanti che oggi hanno raggiunto appunto qui piazza, cioè la Statua della Libertà a Palermo, per poi iniziare questo corteo. E il corteo dove va, Marco? Dove sono diretti? Che obiettivi ci sono in questa manifestazione? Fino all'assessorato lavoro in via Trinacria, lì chiederemo appunto delle garanzie per i siciliani proprio all'assessorato di competenza. Che cosa chiederete? Che cosa chiedete? Ma in realtà un lavoro per tutti i siciliani, o che comunque insomma ci sia un piano di sviluppo economico adeguato per la Sicilia, perché se noi andiamo a vedere per esempio i posti di lavoro, quindi le offerte di lavoro che ci sono per i siciliani, andiamo proprio nel sito della regione siciliana, vediamo che fino a stamattina ho controllato, ci sono soltanto 85 offerte di lavoro contro 270.000 disoccupati, contro 100.000 persone che già ad agosto non hanno percepito nessun sussidio. Quindi questo ci pare abbastanza scandaloso, quindi ci sono numeri che parlano chiaro, numeri che dicono che in Sicilia purtroppo il lavoro manca, la Sicilia è stata sempre trattata in maniera diversa rispetto appunto alle altre regioni del nord Italia, per esempio mi riferisco anche all'autonomia differenziata in cui le regioni come per esempio Veneto, Emilia Romagna e Lombardia potranno trattenere tranquillamente il loro gettito fiscale, lo potranno investire proprio nella propria regione e praticamente a noi non rimarrà nulla. Per ultimo, ma c'è stato per esempio un taglio di 275 milioni sul raddoppio del binario tra Palermo e Catania, che sono stati dirottati invece nell'alta velocità Napoli-Bari, quindi sempre trattati con i piedi purtroppo. Cioè denaro che era destinato alle infrastrutture del sud che voi denunciate invece sono andate a finire da un'altra parte. Voi avete sostegno come associazione, basta volerlo, percettori di reddito, avete sostegno anche per esempio non so, dalle forze sindacali, altri organismi sociali, oppure come dire, questa la considerano una pagina ormai chiusa? Avete del sostegno anche da parte anche insomma degli enti statali? No, nulla, zero. Siamo un'associazione culturale, civica, un'associazione di volontari, ma non abbiamo nessun sostegno da parte di nessuno, ci autofinanziamo.
Sì. Bene, allora noi naturalmente, come dire, vi auguriamo il meglio, poi vogliamo sapere da voi come andrà, se riuscirete ad avere un incontro con l'assessorato al lavoro, l'assessore al lavoro o qualcuno dei suoi collaboratori, fateci sapere, noi siamo a vostra disposizione. Marco, io direi, se tu sei d'accordo, possiamo chiudere qua il collegamento e naturalmente con mille in bocca al lupo. Assolutamente, Michele, anche perché insomma altre... a breve inizierà la manifestazione, sì. Tony già insomma scalpita per poi insomma l'abbiamo andare visto. Ovviamente ragione, verso l'assessorato al lavoro a chiedere quello che probabilmente insomma gli spetterebbe di diritto. A voi. Grazie quindi a Tony Guarino, basta volerlo, a Davide Grasso e naturalmente grazie al nostro Marco Gullà. E adesso facciamo una breve pausa e cambieremo completamente argomento, ci rilassiamo un po'. Parleremo di alimentazione, però alimentazione sana, perché dopo le ferie bisogna rimettersi in forma, è vero Angelo? Sempre così. State con noi, a più tardi, buongiorno Sicilia.